Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Gran finale per gli Thailand Movie Award 2015, un successo decretato dai tanti consensi e partecipazione di pubblico in questa settimana di kermesse. Location d'eccezione, l'anfiteatro del parco naturale nel centro commerciale La Cartiera, in cui la perfetta fusione tra cultura e glamour ha rappresentato la carta vincente della manifestazione. A condurre la serata conclusiva del festival sempre lui, Luca Bete, l'inviato di Striscia la Notizia, che ha affiancato il presidente e direttore Carlo Fumo. Un'avventura che si è conclusa dapprima con la presentazione e la premiazione di Monnezza di Stato, un libro di denunce e d'inchiesta sull'inquinamento in Campania, firmato dal dottor Antonio Giordano e Paolo Chiariello, giornalista di Sky TG24. E successivamente dalla premiazione dei poeti della seconda edizione del concorso di poesie promosso da Mediavox e ideato da Viridiana Miriam Salerno. Premiati anche tutti gli studenti che hanno partecipato all'Italian Movie Masterclass 2015. La cerimonia conclusiva ha poi dato spazio alla proiezione del corto di Stefano Accorsi, Io non ti conosco, vincitore del Nastro d'Argento 2014, come miglior esordio alla regia. Tra i protagonisti uno straordinario Gianfelice Imparato, premiato sul palco dell'Italian Movie Award per la sua interpretazione. E l'ombre más famoso del mondo, il corto di Ruben Barbosa, si è invece aggiudicato il primo posto nella categoria Short Social World Competition. Un susseguirsi di personalità della cinematografia italiana ed internazionale, ma anche del mondo della cultura, hanno calcato il palco del festival. A ricevere il Vitruviano anche la Lotus Production e, in particolare, il produttore Marco Belardi. Marco D'Amore ed Edoardo De Angelis, le ultime special guest dell'Italian Movie Award 2015, intervistati da Luca Bete e Carlo Fumo nel salotto culturale del Festival Cinematografico. Edoardo De Angelis, regista del film Perez, premiato questa sera. Come è stato girare questo film? Come è nato soprattutto? È nato dal desiderio di voler raccontare un sentimento di disequilibrio che vivevano tante persone attorno a me, che ho visto dare tanto alla società ma non ottenere in cambio il giusto. Girare questo film è stato un'avventura all'interno della zona grigia dell'animo umano. Mi sono chiesto che cosa sarei disposto a fare per difendere quello che ho di più caro, e la risposta ho tentato di darla attraverso Perez. Lei è giovanissimo, ha iniziato con i cortometraggi, qui si parla soprattutto anche di masterclass, una masterclass che permette a giovani di poter usufruire di un master gratuito nell'ambito cinematografico. Cosa ne pensa di questa occasione? È una grande occasione, la formazione è sempre una grande occasione, non solo nell'ottica di diventare magari professionisti nel mestiere, ma anche semplicemente con l'idea di diventare spettatori più attenti. Perché poter godere veramente fino in fondo di un'esperienza cinematografica significa anche essere degli esseri umani che riflettono più attentamente su se stessi, sulla vita e su quello che li circonda. Il cinema in realtà è una sintesi della vita, quindi masterclass sul cinema è anche il masterclass sulla vita. Beh, io credo che sia una grandissima iniziativa che assolutamente bisogna ripetere per i prossimi anni. Spero di farne parte e di contribuire anche io a questa bellissima esperienza. Lei cosa si sente di consigliare ai giovani che vorrebbero fare ad esempio proprio il suo mestiere, il mestiere di produttore? Beh, di non arrendersi, di essere molto determinati e di mettercela tutta. Parto subito da una domanda che tutti quanti vorrebbero sapere. Gomorra, qualche anticipazione, quando parte? Stiamo aspettando davvero con ansia. Ragazzi, io non posso aprire bocca, posso dire che c'è un gran lavoro per non deludere il pubblico, questa attesa che ci galvanizza tantissimo, perché davvero vogliamo ricambiare questo affetto immenso. Ne vedrete delle belle, davvero tante.
Stasera sei qui invece per Perez. Come è stato interpretare il ruolo di Francesco Corvino? Come sei entrato proprio nel personaggio? È stata una bellissima avventura che ho vissuto al fianco e grazie ad Edoardo De Angelis, che è lo splendido regista di questo film, insieme a un Luca Zingaretti monumentale, a Simona Tabasco che è un esordiente campana a cui auguro il meglio per la sua carriera, a Giampaolo Fabrizio, a Massimiliano Gallo, e tutti insieme abbiamo messo il tassellino in questo racconto che Edoardo ha scritto insieme a Filippo Gravino. Abbiamo fatto come si fa sempre, come fanno gli artigiani, con un po' di sapienza, con tanta volontà e con molto lavoro. Che cos'è la Monnezza di Stato? Beh, Monnezza di Stato è il libro scritto con Paolo Chiariello, in cui noi abbiamo così messo insieme quello che erano le nostre esperienze, quella sua del giornalismo investigativo e quella mia, il lavoro scientifico iniziato da mio padre 40 anni fa e continuato da me negli ultimi 10 anni, che ha dimostrato purtroppo la gravità della situazione, non solo in Campania, però sia ben chiaro, ma anche in altre regioni italiane. Quindi l'Italia intera è un po' stata insultata e stuprata da questo sversamento di rifiuti tossici veramente selvaggio, dovuto a una politica scellerata che insieme a un'imprenditoria scellerata, servendosi della camorra, poi ha creato quello che è la cosiddetta terra dei fuochi. Si è così conclusa l'edizione 2015 dell'Italian Movie Award. Appuntamento all'anno prossimo.